Successo per l'edizione 2014 del Campo Lavoro Missionario. Oltre 179.000 euro di utile netto e 14 progetti di aiuto nei paesi poveri del mondo. Quest'anno si è arrivati a sfiorare quasi 180.000 euro, uno dei migliori risultati di sempre nei 35 anni di storia del campo. È stato assegnato un contributo di 29.000 euro alla Caritas per sostenere famiglie riminesi, immigrate, famiglie con bambini che sono in difficoltà economica. Di materiali particolari nella storia del campo ne sono arrivati tantissimi, no? Dal motoscafo in disuso alla cassaforte l'anno scorso che non si riusciva a aprire, è stata venduta a peso, va a capire cosa c'era dentro. Quest'anno quello che mi viene in mente, più materiale particolare, è anche un episodio particolare. A Villa Merucchio praticamente si presenta un tizio a più dicendo: c'è una casa che dobbiamo demolire, però è ancora piena di roba, se la volete la venite a prendere e poi provate a rivenderla. Allora questi vanno là, smontano alcune strutture anche in muratura, antiche, tutte queste strutture le portano al campo di Villa Merucchio, poco dopo le rivendono, arrivano i parenti di lui dicendo: noi non siamo d'accordo con la roba e la vogliamo indietro, per cui il camion è dovuto tornare da tutti quelli che l'avevano già comprata, ricaricare sul camion, riportarla là dove l'avevano presa, cioè per dire il lavoro.